Guardate bene questa immagine, rappresenta lo sport in tutta la sua fulgida bellezza. Stringere i denti e non mollare, anche di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili. Il protagonista di questa foto si chiamava Fiorenzo Magni, grande ciclista che nel 1956, anno in cui la foto è stata scattata, stava correndo il suo nono Giro d'Italia. Un grande campione Fiorenzo, perché di giri ne aveva 22 e negli altri si era sempre piazzato nei primi 10. Forza, carattere, determinazione, passione. Ma tanti anni sulle spalle, 36, che all'epoca sono davvero tanti. Magni sapeva che sarebbe stato l'ultimo giro e non aveva nessuna intenzione di sfigurare, per nessun motivo. Nel dopoguerra il ciclismo è ancora pura mitologia. Biciclette che pesano come cancelli, con pochissimi rapporti e freni di bellezza. Strade in gran parte sterrate che al primo acquazzone si trasformano in fiumi di fango e pietre. Campionissimi come Coppi, Bartali e Magni, appunto. Gambe marmoree alimentate da sostanze che definire illecite oggi sarebbe riduttivo. Meglio non avvicinarsi alle borracce con un fiammifero acceso, diceva Coppi, ironicamente, ma non troppo. Il 29 maggio Fiorenzo affronta la terribile Grosseto-Livorno, una tappa di 230 km tra le feroci pendenze toscane. Mentre sta scendendo vicino a Viareggio, in una veloce curva a sinistra perde il controllo della bicicletta e cade rovinosamente. Si sveglia con gli schiaffi del suo allenatore, che era la procedura standard per rianimare un corridore in difficoltà. Ha sbattuto la testa, certo, e il casco non è di moda, ma il problema è un altro. Capisce subito di essersi fracassato la clavicola. Un male atroce. Sul suo vocabolario, però, la parola ritiro non esiste. Quindi si rialza e prosegue. All'arrivo lo portano in ospedale. Aveva ragione. Clavicola in frantumi. 2 mesi di gesso e giro finito. Fiorenzo pensa: ma questi non hanno proprio capito. Io non mi fermo. Il giorno dopo è di riposo ed è tutto quello che può permettersi per riprendersi e proseguire il giro. Poi il 31 maggio una cronometro individuale di 54 km. Fiorenzo sale in bici e pedala a testa bassa. Arriva in fondo e rimane in gara. E il giorno dopo altri 168 km per arrivare a Bologna. E Magni non molla. Ma il 2 giugno lo attende una sfida che ha dell'incredibile, la cronoscalata della salita di San Luca. Solo 2,5 km, ma con una pendenza da incubo. Se conoscete la salita di San Luca, non devo aggiungere altro. Per tutti gli altri, parla la foto che vi mostro. Sulle Orfanelle, il punto più duro, la salita supera il 20%. Roba da far saltare le ginocchia. Roba che se non stai attento ti ribalti all'indietro. Fiorenzo non vuole mollare, ma la mattina ha provato a scalare quel mostro e proprio non ce la fa. In piedi non se ne parla e seduto senza tirare con un braccio è fantascienza. Anche il grande Fiorenzo è alle corde. Ma lo sport è sempre un gioco di squadra. E allora ci pensa il suo grande meccanico, Faliero Masi, che trasforma la metafora stringi i denti e non mollare in una soluzione. Prende un pezzo di tubolare, quindi di una ruota, e lo fissa sul manubrio. Se Fiorenzo non può usare il braccio, potrà stringere il tubolare con i denti e tirare. Magni accetta la sfida e si fa tutta la salita stringendo con i denti quel tubolare e tirando come un dannato. Con la bocca chiusa, respiri meno, il cuore in gola, un dolore che lo trapassa, il fiato corto, il caldo. Migliaia di spettatori increduli che lo guardano soffrire e resistere. Un'opera d'arte. Non si molla. Quel giro lui lo deve finire e lo finirà. Le foto che gli scattano mentre sale diventano il simbolo della determinazione che solo lo sport può insegnare. Portare a termine una missione, spostare oltre il confine, conoscere il limite per superarlo, affrontare il dolore per dimostrare a noi stessi e agli altri che si può. Dopo la foto simbolo, a Fiorenzo mancano ancora 7 tappe infernali per concludere il suo nono e ultimo giro. Tutte difficilissime, con 3.500 km sulle gambe. Il dolore non lo mollerà mai, il rischio di cadere ancora su una clavicola compromessa è concreto e demoralizzerebbe molti. Ma non il grande ciclista toscano, che il 10 giugno 1956 chiude il suo nono e ultimo giro
come si era ripromesso, al secondo posto. Raimondo Vianello, stregato dalla determinazione di questo esempio sportivo e umano, lo nomina Fiorenzo il Magnifico, perché Firenze e l'Italia intera quell'anno si inchinano di fronte a un grande condottiero. E oggi più che mai, la tenacia di quest'uomo straordinario rimane un esempio per affrontare le salite più dure che la vita ci propina, per trasformare le difficoltà in consapevolezza.